Dopo una settimana molto calda e culminata con le dimissioni del presidente Antonio Esposito, i giallorossi, affiancati dai tifosi che hanno contestato con striscioni e cori la proprietà, hanno mancato il poker di vittorie consecutive, lasciando metà posta in palio ad una Fermana illusa da un primo tempo giocato senza affanni. Alla fine la sfida fra giallorossi e canarini gialloblu termina sul 2-2 con diverse recriminazioni per un Giulianova, però bravo solo nella ripresa. Al primo affondo, al nono, gli ospiti sono in gol. C'è un'azione insistita di Pedalino sulla destra che crossa centro area, dove Nazziconi mette in rete da due passi. Il Giulianova accusa il colpo ed un minuto dopo ci vuole un miracolo di falso per negare ancora Pedalino il raddoppio, che arriva al quindicesimo proprio ad opera del bomber Fermano, che dà limite il tempo di controllare la sfera, girarsi e battere nell'angolino falso per la seconda volta. Gara di poco in salita per i giallorossi, rimasti forse con la testa a Civitanova Marche o forse i problemi societari, e così accade che al quarantesimo sia ancora falso a negare con un altro miracolo il gol a Nazziconi. Si arriva alla fine del primo tempo e precisamente al 46esimo per vedere la prima ed unica conclusione del Giulianova verso la porta Fermana, con Mariani che non inquadra però lo specchio. Nella ripresa al settimo il neoentrato De Matteis su angolo di Mariani a mancare di pochissimo il bersaglio di testa, così come accade poi sul ribaltamento di fronte a Valdés che incorna di poco al lato. I ragazzi di Francesco Giorgini cercano di stringere i tempi e al 12esimo dimezzano le distanze con Gaetani, che dopo un servizio di Nassi trova il varco giusto per superare Savut e riaprire così la contesa. I padroni di casa ci credono e iniziano a spingere con decisione, trovando con un gran gol di Raparo il pareggio al 19esimo dopo una respinta corta della barriera su una punizione battuta da Censori. Il Fadini diventa una bolgia e al 23esimo è Gaetani a chiamare ad un vero miracolo l'estremo marchigiano, che si ripete un attimo dopo anche su una bordata di Mariani. In campo si vede un altro Giulianova che va vicino al 3-2 anche al 27esimo con un colpo di testa di poco fuori misura di De Matteis. La squadra di Osvaldo Iaconi soffre terribilmente, trovando però al 35esimo una buona opportunità con Pedalino, che al 39esimo viene però espulso per proteste e frasi irriguardose nei confronti del segnaline. Il forcing finale dei giallorossi è sicuramente generoso, ma il risultato resta sul 2-2. Tensione in campo, la situazione è quella che è, venivate da una settimana difficile. A proposito, che novità avete, Giorgini, che novità sulla situazione societaria? Io attualmente l'unica cosa che posso fare è di cercare di tenere la squadra sempre abbastanza su con la testa. Noi dobbiamo cercare di arrivare agli obiettivi della salvezza, è normale. Non è che è sufficiente solo questo, io mi auguro che anche in questa settimana qualcuno dia una mano a questa società che c'è attualmente, perché ci sono anche delle persone che stanno facendo dei sacrifici, a parte Esposito c'è Dipo Metalli, c'è Faniche di Sant'Egidio e qui in più, ecco, stavo dicendo prima, la fortuna nostra è anche questo, che a parte la tifoseria, la stampa è tutta a favore della squadra. E anche noi abbiamo difficoltà durante la settimana a fare gli allenamenti, sono tutti disponibili quelli qui di Giulianova, l'ho detto prima, da Giocolandia, Green Boy, Maurizio Tribuiani, Bianchi. Io colgo l'occasione di ringraziare tutte queste persone che stanno facendo di tutto per aiutare la squadra per arrivare alla salvezza. Dopo è normale, non è che possiamo fare altro. Io mi auguro, come ho detto prima, che Giulianova possa trovare una società, oppure con questi che ci sono, che se si possono avvicinare qualcuno. So che qui non puoi stare tranquillo mai, anche se fai 3 gol, qui è pericoloso. Se pensi di averla già vinta, è il momento che la perdi. Ci sono stati due tempi dove il primo è stato completamente nostro e il secondo è stato completamente del Giulianova. Questo è il risultato, poi credo che abbia rispecchiato il valore, non meritava forse nessuno, insomma.